Sei così ingenuo che probabilmente riuscirà perfino a farsi sposare. Ina non è affatto come la sta descrivendo lei, e lo sappiamo entrambi. Temevo che avresti risposto così, e tuttavia insisto, se davvero tu tieni a lei, la cosa migliore che tu possa fare è convincerla a fermarsi, credimi, evitare inutili battaglie legali e lasciare le cose come stanno. È la cosa migliore per tutti. E parlo anche di tuo padre. Che c'entra mio padre adesso? Ti offro un accordo. Io non procedo contro di lui e gli consento di continuare a svolgere il suo lavoro a Palazzo Palladini. Tu convinci Ida a rinunciare a ogni pretesa su Tommaso. È una proposta ragionevole, non credi?